Firenze, capitale dell'italiano nel mondo, a chiudere i due giorni dedicati agli stati generali della lingua italiana organizzati dal Ministero degli Esteri in collaborazione con i Ministeri dell'Istruzione e dei Beni Culturali è stato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, arrivato in una piazza signoria blindata per l'evento e accolto da un salone dei 500 che lo ha più volte applaudito. La promozione della lingua italiana è inserita opportunamente nell'ambito della più generale promozione del sistema paese. Italofonia e italofilia sono percorsi sempre più paralleli e fra loro interconnessi. Dagli stati generali è emerso un crescente interesse per l'italiano nel mondo, alla luce del quale il presidente della regione toscana Enrico Rossi, intervenendo dal palco, ha criticato l'ipotesi di eliminare in Italia la prova di latino e greco dall'esame di Stato. Io penso che sarebbe sbagliato e sento invece la necessità che si continui nel nostro paese a studiare e a lavorare sul latino e sul greco. Spegnere una lingua, tanto più in una scuola, significa spegnere la memoria. Alla fine dei due giorni di studio in Palazzo Vecchio i dati sono incoraggianti. Le persone che studiano l'italiano nel mondo nel 2015 sono oltre 2.200.000, in crescita rispetto al 1.700.000 del 2014. Ora la sfida è mantenere la tendenza.